Ciao, sono già stanca. Sì, mi vedete già seduta su una parte di divanetto. Dove sono? Beh, sono alla 45esima edizione della Grande Fiera d'Estate. Sapete che vi ho parlato più volte che ormai gli eventi estivi iniziavano ad essere tanti e quindi siamo all'interno di questa fiera che durerà 12 giorni. Saremo qui con la radio, sarò qui praticamente dal pomeriggio fino a tarda sera. Ci siamo occupati anche dell'area spettacoli, questo padiglione che è qui vicino al nostro stand. Però, insomma, la fiera inizia sabato pomeriggio e c'è ancora molto, molto, molto da fare, soprattutto da allestire quello che sarà il nostro stand. Allora, intanto vi faccio vedere quanto è grande quest'area, anche perché ci sono, tantissimi espositori e, come potete vedere, ognuno di loro sta allestendo la propria parte. Io vi dico la verità, sono molto fortunata perché vicino al nostro area spettacoli, la tensostruttura, sono nel luogo, nel regno dello street food, quindi tutte queste capanne che vedete chiuse, bene, da sabato fino a domenica della prossima settimana, si riempiranno di cibo e soprattutto di bevande. E questo mi piace, mi piace. Bisogna sempre avere i cavi tutti attorcigliati, mai messi nel modo giusto. Vabbè, ce la facciamo. Speriamo insomma di aver realizzato un calendario che possa così far piacere a tutti i palati. Questa sera iniziamo con la musica dal vivo, proprio per aprire nuovamente le danze. E come loro recitano lunga vita alla musica dal vivo, così è un piacere per noi ospitarli. Faremo un viaggio all'interno del cantautorato italiano dagli anni 60. E noi portano in mani nel destino, si affacciano alle rive, le colorate e bene, fra grandi ho assaggiato le tue labbra di miele. Rosso, rosso, ti ho detto dammi quello che vuoi, io quanto posso. Rosa Gian, Rosa Gian, mai parlato così lungo. Lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Mi suona te. Suo fratello
YouTube, come state? Beh, intanto mi vedete dietro alla postazione dopo aver montato insomma quello che è lo stand all'interno della grande fiera d'estate. Mi vedete dietro alla postazione perché qui si lavora e insomma la musica è protagonista e anche quello che noi facciamo, ovvero le nostre dirette, ma poi raccontiamo quello che succede qui in fiera e soprattutto organizziamo quelli che è l'area spettacoli qui vicino. Quindi io adesso mi vado a sedere così voi vedete cosa c'è dietro e vi racconto un attimino cosa ci sarà. Come potete vedere, allora, dietro nell'area spettacoli oggi abbiamo una scuola di circo, l'associazione Fuma Canduma, che così intrattiene i nostri piccini ospiti della grande fiera e che li porta in questo mondo circense, fatto di clavette, di cerchi, di palle, di giocoleria, e il tutto naturalmente per avvicinare questi bimbi a questo bellissimo sport, che poi è anche uno sport ma una passione, ma soprattutto non solo i bimbi, perché nel corso della giornata ci sono anche stati degli adulti che hanno provato a cimentarsi. Io non ho ancora provato, ma magari poi più tardi chiedo di provare. Avevo visto insomma come si chiama, non lo so, il diavolo, ecco, mi ricordo il diavolo, oppure ancora provare a lanciare le palline, qua ne lanciavano 5 contemporaneamente, secondo me io non riesco neanche a farne 2, ma a parte questo insomma è molto bello anche da vedere e sono curiosa di vedere quello che succederà più tardi, perché ci sarà anche uno spettacolo dove i ragazzi hanno già montato anche la struttura per uno spettacolo aereo, che a me ha sempre affascinato, tant'è che nel circo non ho mai guardato troppo gli animali, ma anzi quelle che erano le esibizioni aeree, soprattutto dei trapezisti. Va bene, che dire, insomma la nostra settimana prosegue, magari nei prossimi giorni avrò modo di raccontarvi ancora qualcosa in più. Nel frattempo fa caldo, altro che una pubblicità, fa caldissimo in questi 2 giorni, però meno male che ci sono anche le birre, così almeno di ripresa. Quindi ci vediamo, anzi questa sera magari imparo anche a ballare il country, chi lo sa, non lo so, rimanete con me. C'è l'energia, ci sono i colori e c'è la voglia di stare insieme, l'unione e la condivisione. Un po' quello che facciamo noi con la musica, certo, per portare anche un po'. Con un risultato diverso. Vabbè, noi non lo diciamo. Che cosa fai questa sera di nuovo in piedi? Questa sera, cosa faccio stasera? Stasera faremo un'esibizione, una lezione di super jump, un allenamento con il trampolino elastico. Cosa faremo? Ci divertiremo, perché divertendoci ci alleniamo anche. Il super jump è un lavoro molto facile, perché poi ci ricorda quando eravamo bambini che saltavamo sul letto, e noi lo facciamo invece su un trampolino elastico, e nel frattempo
lavorando, giocando, andiamo anche ad allenare e aumentare il nostro metabolismo, a dimagrire, a mantenerci in forma. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ecco, quindi insomma, cosa che dobbiamo fare? Ma e noi, mi dispiace, dobbiamo stare qui, quindi ci limiteremo a guardare questa sera, certo. Va bene? È un primo passo anche quello. Il primo passo è iniziare a guardare. Sì, perché uno guarda, si stuzzica un po' il cervello e poi magari da lunedì vieni in palestra. Giusto, sì, fa caldo, si può fare. Lo facciamo all'aperto, perché per tutta l'estate l'allenamento sarà all'aperto. Ma come la risposta proprio? Sei tu che ti sei andata a infilare in. Per ogni problema c'è una soluzione. Per ogni problema c'è una soluzione. Io sto zitto, di qua, voglio vedere come ne esce. E io ne esco in genere. Traguardo. Esatto. The winner is. Va bene, ciao. Ciao, buonanotte.